Radio Radicale, siamo col vicepresidente della Camera Ettore Rosato di Italia Viva per parlare un po' della formazione del governo Draghi nel giorno in cui inizia il secondo giro. Allora, voi vi siete dichiarati aperti, lo ha fatto lei poco fa, nei confronti della Lega, mentre aumentano i no nel Movimento 5 Stelle. Poco fa c'è stato un senatore Matteo Mantero e anche uno degli esponenti al Parlamento europeo Castaldi del Movimento 5 Stelle che hanno espresso perplessità sulla possibilità di stare nel governo. Allora, che cosa sta succedendo? Ma io credo che ci sia stato un appello molto chiaro del Presidente della Repubblica, che chiedeva a tutte le forze politiche di dare una mano in una situazione difficilissima per il nostro Paese. Questa è una situazione paragonabile dal punto di vista economico con il dopoguerra. Credo che tutte le forze politiche abbiano la responsabilità di rispondere al capo dello Stato, non di rispondere a livello di sintonia con i partiti che entrerebbero in maggioranza, di governo. E quindi rispetto a questo noi pensiamo che ogni risposta positiva all'appello del capo dello Stato sia una buona notizia. In questo la posizione assunta dalla Lega mi sembra una buona notizia, anche perché è accompagnata da alcune dichiarazioni sull'Europa che fanno vedere un'evoluzione. Che io ritengo un'evoluzione utile per la politica di questo paese. Questo è un paese europeista con una grande tradizione europeista che aveva visto all'inizio di questa legislatura una maggioranza sovranista caratterizzata dalla polarizzazione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, due partiti che erano anti-europei, che andavano a braccetto con le estremità politiche più marcate degli anti-europei in giro per il nostro continente. Oggi entrambi si riconoscono europeisti. Mi sembra una evoluzione molto importante per l'Italia. Ecco, come vede il fronte della vecchia maggioranza, esclusi voi? Allora, vede uno Zingaretti in grossa difficoltà. Secondo voi ci sarà l'EU nella partita? Ma io penso che al capo dello Stato bisogna rispondere positivamente e credo che questo valga per tutti. Non riuscirei a capire un atteggiamento di tipo diverso. Del resto, devo dire che oggi si capisce forse con maggior chiarezza qual è stata la fatica che noi abbiamo fatto in questi mesi, qual è stata la fatica di queste ultime settimane, in cui abbiamo messo al centro l'interesse dello Stato e l'interesse della collettività più di qualsiasi altra forza politica. Abbiamo subito attacchi e continuiamo a subirli per le scelte che abbiamo fatto, ma pensiamo e rivendichiamo che abbiamo contribuito in maniera rilevante a dare un governo serio a questo Paese, all'altezza della sfida che deve assumersi e consapevole delle responsabilità che ha nei confronti delle future generazioni. Le risorse vanno spese bene, sono tante, vanno spese bene, vanno spese con senso di responsabilità. Sono convinto che Draghi e il suo governo questo lo saprà fare. Senta, vorreste un governo di tecnici e pensate che questa situazione di governo di quasi unità nazionale poi lasci il Parlamento più libero di decidere sulla legge elettorale, sulle riforme e anche sulla prescrizione, posizioni nuove? Ma direi che sono due temi diversi. Il governo deve essere quello che il presidente incaricato e il presidente della Repubblica riterranno più adeguato a tenere insieme, diciamo, la maggioranza ed essere operativi nelle fasi, diciamo, delicate che abbiamo davanti, in particolare sulla riscrittura completa del recovery e nella sua attuazione pratica. Per quanto attiene, diciamo, invece le materie più di competenza parlamentare, penso che un governo di questo tipo, con una maggioranza così larga, farà bene a lasciare libertà di azione al Parlamento. Non vedo un governo di questo tipo che si mette a lavorare sulla legge elettorale. Penso che la politica parlamentare, i gruppi parlamentari dovranno assumersi responsabilità di trovare modalità di dialogo tra di loro e che queste modalità di dialogo si concretizzino poi anche in scelte che attengono materie non prettamente di interesse governativo, ma più di interesse parlamentare. Ultima domanda, tutti sono contenti della situazione in cui siamo oggi con la prospettiva del governo Draghi, ma nessuno è disposto a riconoscere a Renzi e a Italia Viva l'azione politica che ha svolta per arrivare a questo punto. Allora, come giudica questa schizofrenia politica o No. questa, diciamo,
modo di non riconoscere quello che avete fatto. No, la giudico assolutamente normale. Peraltro ci sono le vittime della nostra strategia politica, che sono quelli che diciamo avevano a Palazzo Chigi i tappeti pieni, sotto i tappeti c'erano i mucchietti dei problemi non risolti, e naturalmente si sentono vittime, perché grazie diciamo alla nostra decisione oggi a Palazzo Chigi non ci sono più, e li comprendo. E poi c'è chi insomma mette in primo piano la conflittualità permanente nella politica. Io penso che questo non sia il momento della conflittualità politica. Io penso che questo non sia il momento della caccia del voto. E noi non abbiamo mai guardato i sondaggi in questo periodo. Se dovessimo guardare i sondaggi oggi, o se dovevamo farlo ieri, avremmo fatto scelte diverse. Abbiamo sempre scelto di guardare, in una fase così delicata dell'Italia, gli interessi generali, e penso che questo abbia pagato agli interessi generali. Non so se ha pagato per il nostro partito, ma la campagna elettorale, quando ci sarà nel 2023, ci impegneremo nella campagna elettorale. Oggi dobbiamo impegnarci nel risolvere levare le sorti dell'Italia. Si vota nel 2023? Si vota nel 2023. Oggi il problema degli italiani non è andare a votare, oggi sono per quei milioni di commercianti, artigiani, liberi professionisti, dipendenti con il loro futuro incerto, sapere cosa, come se ne viene fuori. Per tutte le famiglie italiane, io penso abbiano in mente di come i loro figli possono non buttare via il prossimo anno scolastico, visto che quello passato purtroppo è andato come è andato. Ecco, allora io penso che queste siano le questioni su cui mettere al centro la nostra attenzione: fare un piano vaccini all'altezza della sfida, rimettere in moto l'economia del paese e non pensare alle elezioni. Bene, grazie a Ettore Rosato, vicepresidente della Camera di Italia Viva. Grazie.